Nell'Illinois, una casa produttrice di giocattoli cominciò a vendere bambole realistiche per le aspiranti madri. Apparentemente, però, quando la madre dava alla luce il vero bambino, la bambola avrebbe cominciato a piangere. Neanche il cullare la bambola serviva a farla smettere, ed era impossibile zittirla senza scuoterla violentemente. Infine, i neogenitori dovevano colpire più volte il bambolotto per farlo smettere, e i colpi divenivano sempre più forti e violenti. L'unica cosa che sembrava far zittire il bambolotto era lo spaccare la sua testa contro il muro per distruggere il meccanismo che gli permetteva di frignare. In più di un'occasione, i vicini chiamarono le autorità per segnalare atti di violenza sui neonati, e quando la polizia giungeva sul posto, poteva trovare solo i resti insanguinati di un infante sparsi sul muro e pavimento. Nella maggiore dei casi, la madre non riusciva a capire il perché dell'arrivo dei poliziotti. Semplicemente diceva d'essersi liberata dello stupido bambolotto, mentre, tra le braccia, cullava un pupazzo dalle fattezze di un neonato.